Bella a tutti ragazzi, io sono Chris e siamo tornati oggi con questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto un gameplay ed è un gameplay davvero, davvero importante e soprattutto bello da vedere. Allora, la cosa principale che devo dirvi è che forse si tratta di un record italiano. Non sono riuscito a trovare altri gameplay come questo, ossia un flawless fatto in deathmatch con comunque parecchie kill come queste, perché sono 33 kill, quindi un 33-0 su deathmatch fatto a partita in corso. Ora, al di là del fatto che sia o meno a partita in corso, io non credo di aver visto, cioè o meglio, non ho visto, quindi non credo ci siano gameplay con appunto un flawless in deathmatch più alto di questo. Perciò qualora doveste trovarli, qualora doveste essere a conoscenza di un gameplay migliore di questo, quindi con un flawless più alto del mio fatto in deathmatch in solo, vi prego di appunto dirmelo, così cambio il titolo a questo video. È tutto un'incognita questo video, questo gameplay, però davvero è molto interessante, è molto bello da vedere, perciò ho voluto portarvelo. Fatemi appunto sapere, come vi ho già ribadito insomma, se questo sia o meno un record. Allora, sono appunto tornato a far video, vi riporto questo video, perché fino ad ora con l'università ho avuto qualche problema, o meglio, a livello di gestione del tempo, comunque ho dedicato più tempo allo studio che ad altro, e l'altro sta per YouTube. Quindi ho appunto deciso di riportarvi anche qualche live, ho ritrovato una vecchia macchinetta, cioè una vecchia camera appunto per registrare video, intesa come videocamera insomma. Appunto, quindi vi porterò qualche live che vi porterò presto, forse lo registrerò direttamente dopo questo video, perché hanno fatto il nuovo aggiornamento, quello da 10 giga, che non so ancora in cosa consista, quindi lo andremo a scoprire insieme. Vi porterò anche un Road to Dark Matter, probabilmente, non sto messo né benissimo né malissimo, avendo giocato comunque poco ed essendo solo a prestigio 2, non ho fatto granché, ma mi sono tolto armi parecchio rognose dalle scatole, quindi si potrebbe fare, e con calma la faremo insieme. Mi piacerebbe anche portarvi qualche live più interessante, come uno sniping live, come il devasto di Chris live, tutte queste cose che comunque facevano parte della vecchia, diciamo, come dire, delle vecchie serie che portavo appunto sul canale. Allora, per prima cosa, al di là di tutto questo, voglio un attimo tornare a parlarvi del gameplay. La classe, come vedete, ve la metto in sovraimpressione, questa qui, è molto molto buona. Ci sto giochicchiando da diverso tempo, quindi intanto è andata molto bene. E vi volevo anche dire che l'ultima parte di questo gameplay è presa dal cinema, perché appunto il tasto share della Play non mi aveva registrato la parte finale, appunto, che credo delle ultime 10 uccisioni della squadra, quindi insomma una cosa molto molto rapida, ecco. Fatto sta che è un gameplay molto interessante, è un gameplay realizzato a caso, perché sono entrato in questa partita dopo aver giocato a Mosfit Chaos, quindi stavo così, cioè l'ho giocata proprio scialla, ed è proprio quando uno sta sciallo che vengono le cose migliori, tant'è che appunto mi è venuto forse un record italiano, ma totalmente a caso, perché non ovviamente non puntavo al record, non punto più a quello ormai, punto giusto al mio divertimento personale, che appunto ha fatto scaturire questo gameplay, che comunque mi andava di portarvi anche come sottofondo alle mie parole, che se non sono importanti quasi quanto il gameplay, comunque lo sono abbastanza, e spero che appunto l'abbiate capite. Quindi, cioè, porterò molte cose, molti più video, mi sono anche posto degli obiettivi che starò a dirvi successivamente. Ora non voglio andare ad annoiarvi con appunto obiettivi che magari poi neanche raggiungerò. Come vedete, serie di punti molto interessanti quelle che avevo, perché erano completamente d'assalto, dato che appunto stavo giocando a Mosfit Chaos, quindi puntavo comunque a fare qualche kill in più. Le ho lasciate totalmente a caso, perché di solito non gioco così, e soprattutto se non fossi entrato a partita in corso, quindi all'inizio della partita, magari sarebbe stato anche un punteggio più alto. Ho sprecato anche un Elson, quindi qualche pecca questo gameplay ce l'ha, sarebbe potuto essere qualcosa ancora di più rilevante, però comunque sia è un gameplay bello da vedere, ecco. Non è noioso penso in nessuna delle parti giocate, quindi ecco, magari forse questa è un po' più lenta perché comunque ho dovuto fare tutto il giro della mappa, però comunque sia alla fine ho trovato nemici appunto per alzare il numero di kill, per aumentare il numero di kill insomma. Quindi ora mi è finito il gameplay, quello che avevo registrato con il tasto share, quindi parlerò per qualche altro secondo. Sono davvero contento di riportarvi un video, sono davvero contento di riportarvi quello che potrebbe essere un record, quindi mi raccomando fatemelo sapere qui sotto quei commenti, lasciate un bel like, un commento, un'iscrizione, noi ci becchiamo con un prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gameplay, e niente, noi ci becchiamo con un prossimo video da Chris, è tutto, bella!